Sono in compagnia di Robert Baron, presidente di Delta Hedge. Buongiorno Robert, ben ritrovato, piacere averti qua con noi. Grazie, è un piacere essere stato chiamato. Buongiorno a tutti. Robert, allora io vorrei partire velocemente con un commento ovviamente rispetto alle politiche della BCE. Christine Lagarde, alla fine, siccome ho avuto modo di tradurre proprio la conferenza stampa di Lagarde, ho intuito proprio la sua, come dire, io non vorrei usare la parola rabbia, però i giornalisti continuavano a chiedere la stessa domanda: come ci spieghi quando e fino a che punto le condizioni di finanziamento sono favorevoli? Allora continuavano a chiedere le stesse domande e lei continuava a rispondere nello stesso modo, che sono tantissimi, sono indicatori multipli che stanno appunto seguendo il board della BCE, gli economisti della BCE, ma soprattutto i sondaggisti, per poter capire se le condizioni di finanziamento sono favorevoli. Che impressione ti ha dato Lagarde? Mi ha dato un'impressione molto positiva, cioè al di là del fatto che comunque le norme con cui i governi hanno chiuso mezza Europa provocheranno comunque una riduzione del PIL anche in questo trimestre, mi ha dato l'idea di snocciolare momenti di positività e temi di positività. L'approvazione del recovery plan che è stata citata dalla BCE, e quindi una notizia positiva, un leggero uptick e quindi incremento per quanto riguarda il settore manifatturiero in Germania e in Europa, e questo è un dato positivo. Il fatto che si è arrivati al primo dispiegamento della campagna dei vaccini, e quindi si inizia con la fase di vaccini, tenendo presente sempre che la BCE fa sempre riferimento alla sua precedente riunione, e poi non da ultimo il fatto che si è sbloccata l'incertezza che c'era negli Stati Uniti e quindi si ha una nuova guida. Tutti e quattro elementi di positività che la Yellen ha citato, nonostante ci sia un quadro difficile, un quadro molto complesso. La BCE ha anche detto tramite la Lagarde che non c'è problema a modificare il proprio piano in un senso o nell'altro, e questo è quello che ha ripetuto già da diverse riunioni. Teniamo presente che il piano comunque si sviluppa su quattro assi portanti. Uno è il PEP, che ha un piano comunque già esteso, ma è estendibile, se non addirittura raddoppiabile per la BCE se lo volesse. È comunque un piano da 1.250 miliardi con 20 miliardi di acquisti al mese. Poi abbiamo un piano di facilità con il TLTRO, che è comunque, come il piano prima, ha detto che finirebbe almeno fino a marzo 2022. TLTRO 3 comunque è prorogato fino a giugno del 2022 e prevede tassi per le banche fino alle condizioni del meno 1% per finanziamento, quindi estremamente agevolati per favorire le loro politiche sia di bilancio ma anche di erogazione di prestiti. Non teniamo presente che il tasso di interesse è sempre bloccato in condizioni comunque basse e prossime non solo quelle allo zero, ma soprattutto il tasso di interesse anche per le banche, per i depositi, è molto basso. E poi nel complesso il piano della BCE è comunque ancora manovrabile. La BCE non ha nemmeno nessun'altra alternativa a questo piano al momento, ed è forse un po' la domanda che dicevi tu prima, incalzante, da capire se ci sono nuovi strumenti, nuovi elementi. Dice tende a dare in modo che questi elementi che sono stati messi in campo già dalla scorsa riunione trovino degli effetti, e quindi prima della riunione di marzo non si vedrà nulla, molto probabilmente si dovrà aspettare a dopo Pasqua per avere delle ulteriori novità. In ogni caso, i meccanismi che ha messo in atto la BCE ci sono quelli che la Banca Centrale sta facendo. L'idea che l'inflazione si muova verso il famoso target del 2% è ormai una chimera da anni, e comunque resterà tale nel caso del fattore in cui non c'è una nuova spinta ai consumi, e sarebbe il primo vero indicatore per dire che siamo fuori da una fase di emergenza vera, ma bisogna che riaprano una serie di attività e bisogna che ci sia la possibilità di cominciare a viaggiare di nuovo. Non sarà più come prima, lo sappiamo, però è l'unico elemento per poter definire una ripresa dei consumi, perché altrimenti non abbiamo altri misuratori in questo momento economici per darci un riferimento di uscita da questa fase di crisi. Ecco, invece appunto volevo chiedere anche la tua valutazione per quanto concerne
il linguaggio della BCE, perché se ascoltiamo bene le domande che fanno i giornalisti, si vede che più di uno hanno citato che ci sono dei punti che non hanno capito bene. Tu, come operatore di mercato, ci sono dei punti che a tuo avviso non sono stati spiegati bene, come magari gli indicatori, come magari i criteri che usano prima di prendere le proprie decisioni di politica monetaria? No, a me sembra tutto molto chiaro e ancora tutto sulla linea che ha tracciato Draghi, anche se la BCE sta adottando da alcuni mesi un lento e progressivo cambiamento di quello che è la propria politica sul tasso di inflazione. È una politica che risale ancora al 2001, incrementata poi con le manovre di Draghi, ed è una politica che molto probabilmente è in sottorevisione e potrebbero esserci dei cambiamenti. Non è il momento in questa fase di pandemia di adottare dei cambiamenti particolari, anche se la Fed lo ha fatto, ma la Fed ha un altro termine di misura. Il termine di misura della Fed è anche il mercato del lavoro e anche la sua incidenza sul mercato del lavoro. Questa è una preoccupazione che viene un po' meno per la BCE, da un lato perché alcuni governi hanno disposto, come il nostro, un blocco di licenziamenti, a mio avviso sbagliando, dall'altro perché la BCE non ha questo strumento, cioè non è nel suo mandato quello di attuare questo tipo di politica. Quindi la BCE sta facendo quello che le è consentito secondo il suo mandato e sta cercando di modificare i termini per un'estensione più ampia in modo non tanto del mandato ma quanto della sua capacità di intervenire a livello di politica monetaria, adottando dei nuovi strumenti che possono permetterle di adottare nuove misure. Però per il momento si resta nel tracciato ancora segnato da Draghi e non vedo cambiamenti sostanziali. Allora, spostiamoci velocemente a Wall Street, perché non mancano, ecco, delle notizie importanti, e non solo, non mancano novità anche a Wall Street. Intanto segnalo l'S&P 500 poco sotto la parità, cede lo 0,09%, Dow cede 12 punti e stiamo aspettando che si riaggiorni anche l'indice, il Nasdaq Composite, sulla nostra piattaforma. Intanto però stiamo vedendo il comparto tech oggi un po' più misto rispetto a ieri, ma soprattutto sopra la parità, fa eccezione Netflix, però ieri era la superstar appunto di Wall Street, ha chiuso in rialzo del 17%, forse anche una reazione un po' esagerata delle trimestrali. Vorrei farvi farvi vedere un altro titolo che oggi sta cedendo tanto terreno dopo le trimestrali che sono state leggermente deludenti. Ovviamente mi riferisco a United Airlines, che cede più del 5% dopo le trimestrali, come stavo dicendo, con perdite piuttosto significative. Non solo, ciò che preoccupa di più a questo punto è la guidance del CEO Scott Kirby, che dice ovviamente che finché l'industria non torna a pieno, ovviamente finché la pandemia non passa e soprattutto finché le restrizioni non si fermano, questo settore dei viaggi non tornerà ai livelli pre-pandemici, che sarà comunque un recupero molto molto lungo e difficile. United Airlines il 5%, poco più del 5%. Andiamo a vedere velocemente anche la situazione sul mercato obbligazionario. Intanto il decennale americano rende l'1,10, il trentennale 1,86 e per quanto concerne l'indice del dollaro siamo a quota 90, il cambio euro-dollaro ad 1,21. Io volevo chiederti, Robert, che cosa cambia per Wall Street con questo nuovo inizio, con questa nuova amministrazione, perché se bisogna un po', come dire, interpretare i mercati, bisogna dire che hanno colto l'amministrazione Biden con tanto ottimismo, anche forse grazie per questa proposta di 1.900 miliardi. Sì, il piano di aiuti dal punto di vista fiscale è non solo una notizia positiva, ma è necessaria. Sappiamo che le discussioni sono partite poi da luglio dello scorso anno e che la Fed più volte ha rimarcato questa necessità. Ora il segretario del Tesoro è la Yellen, quindi c'è tutta la disponibilità, la convergenza, la possibilità di arrivare ad un sostegno fiscale mirato, costruito e ben presente per tirare fuori dalle secche l'economia americana, che procede a rilento in alcuni settori e addirittura devastata dalla crisi.
Per cui sarà importante vedere le misure, soprattutto dell'effetto della campagna delle vaccinazioni. Biden ha promesso 100 milioni di vaccini in 100 giorni e questi primi 3 mesi dell'amministrazione americana, così come stati quelli di Trump, così se vi si ricorda quelli non solo del secondo mandato di Obama, ma anche del primo, che venivamo dal periodo del gennaio del 2009, dopo la crisi del 2008, sono tutti segnali sempre comunque estremamente forti per il mercato azionario e sono segnali di sostegno che arrivano con misure fiscali e con iniezioni di liquidità massicce. E questa volta non sarà da meno, proprio perché siamo nella crisi pandemica e proprio perché si vuole dare una svolta a quello che è stato l'evento con Trump. Bisogna anche ricordare che la borsa è impostata comunque in un trend più che positivo, anche se si sa, potrebbero arrivare delle correzioni tecniche, ma non in questa fase un'inversione di tendenza, perché è assolutamente improbabile in queste condizioni. Quindi, giusto per capirci, rimani, come dire, long sui mercati USA, giusto? Beh sì, sul medio termine, sul breve termine non ci sono indicazioni di altro tipo. Sul day trading possono esserci giornate a carattere di ribasso, giornate che possono esserci delle correzioni tecniche. Vediamo che dopo un recente massimo non è detto che si inseguono nuovi massimi, può esserci anche una fase di correzione, come può essere la giornata di oggi. Anche se i dati macroeconomici sono stati molto buoni. Però bisogna sempre essere impostati su una proiezione di lungo periodo e quello che è da notare, come faceva riferimento nell'ultima analisi di Goldman Sachs e di altre case di economia, che siamo ormai a livello di 39 di PE con l'S&P 500, ma c'è un sostegno di politica monetaria enorme e fin tanto che c'è questo sostegno il mercato procede. Certo è, come ho detto, non bisogna essere troppo ottimisti perché il mercato potrà andare incontro ad una fase di correzione tecnica. La correzione tecnica però si potrà vedere con dei segnali, con delle motivazioni. Al momento non ci sono. Ecco, allora invece volevo appunto sapere, intanto ricordo ai nostri telespettatori di scriverci le proprie domande, che cambiamento vivrà Wall Street? Quali sono a tuo avviso i settori su di cui bisogna focalizzarci da ora in avanti? Perché già ci sono stati 17 ordini esecutivi di Joe Biden, intanto punita anche Keystone, che era ovviamente un oleodotto tra Canada e USA, oleodotto, scusate, doppia T. Tra Canada e USA, quindi già stiamo vedendo dei cambiamenti molto importanti sin dal primo giorno. Come cambia il focus su Wall Street? Beh, su quello su Milestone è un cambiamento che era atteso, come altri cambiamenti Sì. che sono attesi sul fattore climatico. Ovviamente ci sono alcuni settori su quali bisogna stare più attenti rispetto ad altri. Il settore farmaceutico in primis, con l'enorme rally che ha effettuato e con la possibilità che possa essere leggermente sovrapprezzato nel breve periodo, e con settori ciclici che possono essere addirittura ancora su condizioni molto molto di rimessaggio. Ci riferiamo ai settori anche lo stesso dell'industria estrattiva. E quindi credo che ci sia sempre il tema presente, quello che è iniziato ad inizio novembre, che si è avviato inizio novembre, che sia quello della rotazione cosiddetta settoriale, per cui un po' meno di tecnologia nei portafogli e un po' più di ciclici sia il tema prevalente di riferimento. In ogni caso, noi non abbiamo una grande estensione degli sviluppi dei portafogli, per cui ci limitiamo a portafogli con delle selezioni molto più semplici rispetto alle scelte che possono avere dei grandi investitori. Andiamo a vedere anche l'indice del dollaro, perché ovviamente ecco, tantissimi investitori iniziano a chiedersi quali saranno le prospettive del dollaro appunto in vista del nuovo anche segretario del Tesoro, Janet Yellen. Tra l'altro Christine Lagarde non ha mancato a fare gli auguri a Janet Yellen, ha anche detto una mia cara, carissima amica che sicuramente sarà all'altezza del compito. Devo dire che sarà un compito difficile perché l'economia americana si trova in difficoltà. Vabbè, adesso abbiamo visto il mercato del lavoro leggermente migliorando, però veramente leggermente. Ma quali sono le prospettive dell'indice del dollaro? Rimarrà ai livelli attuali, il che vuol dire inchiodato in range 90-91, o potrebbero esserci dei cambiamenti e di che cosa dipendono questi cambiamenti?
Allora, i primi 100 giorni dell'amministrazione americana saranno un segnale di ulteriore debolezza del dollaro nel quadro tracciato anche da molte altre case e uffici studi, che è un quadro che prevede che ci sia ancora una fase di debolezza del dollaro. Molto probabilmente andremo a intercettare, per quanto riguarda la fase del dollar index, livelli che sono più in basso di quello che erano i minimi del 2018. E quindi la zona tra 87 e 86 e un quarto, primo segnale di negatività arriverebbe a 89,75, chiusura giornaliera inferiore. Oltre 91 c'è sì la possibilità di arrivare, comunque è un pullback fino all'area 91,50, 91,75, e quindi potremmo avere questa fase di estensione, di tentativo di forza del dollaro, ma credo che soprattutto nel primo trimestre, dopo una fase di lateralizzazione, che potrebbe dare incontro ancora per qualche settimana, avremo nuova debolezza del dollaro e questa nuova debolezza sarà accompagnata da comunque un sostegno sulla borsa americana. Credo che il quadro no, per il momento non è in tema di modificazione. Cosa ben diversa sarà dopo il primo quadrimestre dell'anno, dopo i primi 100 giorni, vedremo se ancora avrà possibilità, dipenderà dal livello in cui è arrivato il dollaro, da come si è dispiegata la dinamica di debolezza, da quali sono stati gli interventi dell'amministrazione Biden, dal suo livello di credibilità e quant'altro. Per cui per ora tracciare un quadro per tutto l'anno è molto problematico, perché i democratici hanno sempre dimostrato che da una prima fase di debolezza del dollaro hanno sempre avuto delle amministrazioni con una successiva fase di grande forza del dollaro. Per cui è un tema che va monitorato con attenzione, perché se si guarda nel passato, negli ultimi 40 anni, il dollaro generalmente con l'amministrazione democratica alla fine del mandato non si è mai deprezzato. Per cui sarà un andamento nella prima fase e in questo momento di debolezza. Poi vedremo con le prossime aggiornamenti. Grazie mille a Robert Barron, presidente di Delta Hedge, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci.